Dunque, la post-atomica certificata nasce sicuramente dalla prima esigenza che è quella di dematerializzare il tutto, quindi far transitare i documenti in modalità sicura per avere meno carta, ma soprattutto per avere più sicurezza sui dati che transitano in rete. Per diventare un gestore bisogna avere anche dei sistemi operativi, dell'hardware e del software che hanno un determinato costo, quindi bisogna avere alle spalle sicuramente un capitale abbastanza solido, ma non solo per quanto riguarda la tecnica, ma anche per quanto riguarda un discorso di sicurezza. Cioè un SRL con 20.000 euro di capitale sociale o una SASSE che mi diventi un gestore di posta elettronica certificata non ha una sicurezza di un SPA. Allora, la PEC è nata principalmente per comunicare tra pubblica amministrazione e privati, effettivamente. Però, sfruttando tutte le caratteristiche della PEC, tutta la tecnologia della firma digitale, tant'è che la maggior parte dei gestori sono anche certification authority, quindi utilizzano anche la firma, sono distributori di firma, viene utilizzata anche per comunicare tra privati. Adesso c'è la fattura elettronica, per esempio, quindi abbiamo delle società che spediscono via PEC tutte le fatture. Viene utilizzata molto, sta aumentando notevolmente anche l'utilizzo da parte di aziende, piccole aziende, anche perché, ripeto, sostituendo la raccomandata c'è un abbassamento dei costi notevolissimo. Allora, considerando che la PEC è l'equivalente di una raccomandata ricevuta di ritorno, quali sono i vantaggi? I vantaggi sono sicuramente che non abbiamo carta, in primis. Seconda, che abbiamo sicuramente, e questo chi è che lo garantisce? Il gestore di posta elettronica certificata, la consegna immediata o nelle 24 ore del messaggio. Può essere o una consegna effettuata o non effettuata, abbiamo i riscontri. Lo svantaggio della posta elettronica certificata per quanto riguarda i cittadini è che dal momento in cui viene consegnato il messaggio, ci sono due ricevute, una è l'accettazione, quindi quando viene accettata la raccomandata, chiamiamola così, la posta elettronica certificata, e un'altra è quando viene consegnata. Quando viene consegnata, indipendentemente che il soggetto apra o non apra la PEC, quindi che la legga o non la legga, da quel momento scattano gli eventuali termini che possono essere quelli del pagamento all'Agenzia delle Entrate, piuttosto quella convocazione a un tribunale, piuttosto il pagamento di una multa e altre cose. Contrariamente a quello che succedeva invece con la posta normale, nel caso in cui non venisse accettata, non c'era nessuno a casa e quindi non c'era nessuno che firmasse la ricevuta di ritorno, poteva essere depositata in posta e avevamo altri 15 giorni di tempo per poter poi andarla a ritirare. Dopo i 15 giorni scattavano i termini. Il vantaggio proprio per chi la invia, perché non serve che il soggetto ricevente, quindi che chi riceve la PEC, legga il messaggio. L'importante è che il gestore di posta lo consegni nella casella. Da quel momento scatta tutto.